bisogna lavorare uniti, tenendosi per mano, ognuno con la propria autonomia, la propria sensibilità. Napoli ha bisogno di tanta passione, tanto amore e tanta dedizione. E poi condivido il passaggio, che è una frase, un linguaggio che ho spesso utilizzato: il popolo napoletano, il popolo meridionale si deve emancipare da solo, con una grande forza di autodeterminazione. È finita la stagione del cadistare col cappello in mano, però, come anche mi è parso di capire nel linguaggio del cardinale, vogliamo essere rispettati, perché abbiamo la nostra dignità e il nostro orgoglio di napoletani che la difendiamo. A proposito di lavoro, Napoli è una città che deve vivere di arte, cultura, turismo, e le immagini di questi giorni sono, direi, ottime per la città. Sono enormemente incoraggianti e sono frutto di un lavoro anche qui comune che è stato fatto: l'amministrazione, il sindaco, i napoletani, gli operatori commerciali e economici, il mondo delle associazioni, il mondo della chiesa, le parrocchie, un grande lavoro per dimostrare che Napoli è una città accogliente, una città che regala emozioni. E devo dire, questo fiume di turisti ci dà una grande carica per migliorarci e per accogliere sempre di più.